Amici di Acropolis, buonasera, bentornati alla nostra trasmissione. Questa sera parleremo di vari argomenti perché, senza essere blasfemi, l'ospite è uno e trino, verrebbe da dire. Nel senso che questa sera abbiamo tre personaggi in uno, vale a dire il magnifico rettore dell'Università di Teramo, il presidente dell'Istituto Musicale Braga e il presidente dell'ARPA, Autolinee Regionali Pubbliche Abruzzesi, Luciano D'Amico, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Io ho coniato questa nuova formula, magnifico presidente, qualche tempo fa, facendo una crasi tra magnifico rettore e presidente, quindi insomma forse... Ma ancora per poco. Ancora per poco perché? Perché il mandato alla Braga è in scadenza già in maggio. Però qualcuno vorrebbe che lei restasse. Ma io ringrazio, sono lusingato di questo, ma... Credo che la mia esperienza a Braga si concluda nel prossimo maggio. L'Istituto ha bisogno di particolari attenzioni, ho cercato di darle nel triennio di mia presidenza. Credo che adesso sia opportuno lasciare il passo ad altri che possano più di me assicurare ancora questa necessità di sostenere l'Istituto fino all'appuntamento con la statizzazione. Questa è una notizia questa che ci sta dando. Ma più che una notizia direi il normale svolgimento dei fatti. Ho sempre ritenuto, non solo nel caso del Braga, che queste posizioni debbano essere ricoperte e affrontate con spirito di servizio e che debbano soprattutto essere continuamente ravvivate con una rotazione. L'entusiasmo che può esserci nel primo mandato certamente non potrebbe esserci nel secondo e l'Istituto Braga ha bisogno di un grande entusiasmo per essere sostenuto, di un grande impegno, perché i tempi per la statizzazione sono ragionevolmente vicini ma non al punto da poter consentire una gestione già in qualche modo normalizzata. L'Istituto risente della crisi degli enti finanziatori, degli enti locali, che a loro volta non fanno altro che subire i rigori della finanza pubblica che mai come in questo periodo sono assai stringenti, assai dolorosi. È vero che il sindaco di Teramo vorrebbe che lei non andasse via da... Ma ne sarei lusingato, il sindaco di Teramo. Beh, lo ringrazio ancora. Rumors dicono che la voterà. Ma io lo ringrazio anche per questo, ma davvero non mancherà occasione per chiarire le motivazioni che mi indurrebbero, qualora venissi richiesto, a declinare l'invito. Davvero l'Istituto, come tutte le istituzioni, ha bisogno di una rotazione nelle posizioni di vertice. Credo di aver svolto, mi auguro che di aver svolto bene il mio mandato in questo triennio, ma davvero adesso l'Istituto ha bisogno di nuove energie, di un nuovo entusiasmo nel tenere alto l'impegno che c'è stato in questi anni. La sua figura però era vista come una garanzia per l'Istituto. E questo mi lusinga ancora di più. Io direi questo. L'Istituto svolge un'attività di alta formazione, diciamo di livello universitario, perché rilascia lauree di primo e di secondo livello. A Teramo esiste un'università degli studi, un'università che ha anche degli indirizzi, dei percorsi formativi molto vicini, molto prossimi a quelli dell'alta formazione musicale. Se potessimo, in un progetto culturale, questo l'ho detto anche nel mio programma elettorale presentato in università per la candidatura al rettorato, se potessimo cercare e ottenere, creare sinergie fra le specializzazioni musicologiche dell'Ateneo e l'alta formazione musicale dell'Istituto Braga, io credo che renderemo un buon servizio alla città e al territorio. Accorpare per sviluppare sinergie, accorpare perché i punti di contatto potrebbero, sono molti, e perché una istituzione risultante da questo accorpamento potrebbe candidarsi anche ad un esperimento, diciamo anche ad essere un po' l'istituzione pilota per l'imminente riforma dei conservatori che riguarderà tutta Italia. Scusi se mi permetto, ma questo potrebbe rappresentare la salvezza del Braga? Potrebbe rappresentare, oltre che la salvezza, direi potrebbe rappresentare un forte fattore di sviluppo. Naturalmente l'impedimento principale resta sempre quello finanziario. L'Ateneo
qualora avesse fondi a disposizione, non potrebbe istituzionalmente utilizzarli per il sostegno di un'altra istituzione, per quanto accorpata o incorporata. È necessario risolvere anzitutto il problema finanziario, individuare una forma consolidata di finanziamento dell'Istituto Braga. L'Istituto Braga ha un bilancio annuale che oscilla intorno al 1.600.000 euro. Di questo 1.600.000 euro, la cui copertura veniva assicurata fino a qualche anno fa dagli enti locali, Regione Abruzzo, Provincia di Teramo, Comuni di Teramo e Giulianova, oltre che da interventi assai lodevoli della Fondazione Tercas e naturalmente tasse e contributi di iscrizione, ecco, questo 1.600.000 oggi trova copertura per una minima parte, solo per un terzo circa, anzi se volessimo esagerare considerando anche le tasse di iscrizione potremmo arrivare a 700, quasi 800.000 euro. Dovremo poi trovare una copertura consolidata per la parte mancante. Se si riuscisse a far questo, anche con la statizzazione, si potrebbe poi aprire uno scenario di sviluppo strategico. La riforma dei conservatori e degli istituti pareggiati, l'alta formazione musicale in Italia, è stata varata nel lontano 99. Il paradossale è che con due decreti, il 508 dei conservatori, il 509 delle università, la 509 sia stata immediatamente attuata e il sistema universitario si è sviluppato ed è subito nel tempo ulteriori riforme, l'ultima in ordine di tempo la Gelmini. Quella dei conservatori e dell'alta formazione artistica e musicale attende dal 99 ancora i decreti attuativi. In quella riforma c'è un indirizzo strategico molto bello, molto, molto, molto interessante per tutto il sistema dell'alta formazione artistica e musicale, che prevede la creazione dei politecnici delle arti e delle scienze, che prevede la possibilità di accorpare accademie e conservatori e prevede soprattutto una razionalizzazione su base regionale. Qualora si riuscisse con l'Università di Teramo e l'Istituto Braga a dar vita in via anche sperimentale a questa sorta di primo Politecnico delle Arti e delle Scienze, ci si potrebbe candidare per la realizzazione, come esperimento pilota per la realizzazione della riforma in tutta Italia. Io sono convintissimo, avendo avuto modo di verificare le aree di convergenza e di complementarità tra le due istituzioni, che l'istituzione risultante ne trarrebbe grande beneficio. Bisogna naturalmente, affinché questi progetti, per quanto belli possano essere, per quanto possano arrecare vantaggi, bisogna appunto trovare anzitutto le risorse finanziarie. Lo abbiamo fatto nel triennio del mio mandato alla presidenza del Braga, grazie al sostegno degli enti, grazie al sostegno in particolare della Regione Abruzzo, che l'anno scorso con legge regionale erogò un contributo straordinario a favore del Braga, oltre che di altre istituzioni culturali regionali. Lo stiamo facendo quest'anno avendo ottenuto di concerto con l'Università dell'Aquila e di Chieti Pescara, quindi come sistema universitario regionale, la possibilità di sviluppare un progetto di ricerca e di didattica innovativa nella formazione musicale in cui verrà coinvolto in via prioritaria il Braga. Bisognerà trovare altri strumenti, altre formule per poter consentire al Braga di arrivare alla statizzazione. Poi si aprirà uno scenario completamente diverso e sarebbe molto bello se il livello di integrazione fra le strutture, fra le istituzioni che curano l'alta formazione nel territorio, io mi permetterei di dire nella regione, potessero in qualche modo raccordarsi. Sarebbe molto bello anche se il Braga potesse, insieme ai conservatori dell'Aquila e di Pescara, poter dar vita in via sperimentale ad una sorta di conservatorio regionale. Una rete di istituti poli dove la scienza della musica e dell'arte. In cui sarebbe possibile realizzare delle specializzazioni che i singoli conservatori avrebbero difficoltà a realizzare, in cui sarebbe possibile mettere insieme le eccellenze che i conservatori hanno, Pescara, L'Aquila, mi permetto di dire anche il Braga, per poter davvero varare un programma formativo che possa concorrere a rafforzare il sistema dell'alta formazione regionale. Anche perché, visti i debiti, insomma, in questo momento forse la salvezza del Braga passerebbe proprio per
un progetto di questo tipo? Diciamo che nel clima di estremo rigore della finanza pubblica la salvezza del Braga dovrebbe, come tutti pareggiati, dovrebbe passare. Questo è il contenuto della legge di statizzazione in discussione al momento in Commissione al Senato, attraverso un riassorbimento dei ruoli dei conservatori statali. E per la prima volta da quando si affronta in Parlamento questo tema c'è una grande novità estremamente positiva: la conferenza dei direttori dei conservatori ha espresso all'unanimità parere favorevole, e con questo parere favorevole dovrebbero essere superati un po' tutti gli ostacoli che si frappongono all'approvazione della legge di statizzazione. Io sono convinto che una volta statizzato, una volta riattribuiti i ruoli dei conservatori, gli istituti pareggiati, e sono convinto che ne guadagnerebbe il territorio non solo Teramano, ma ne guadagnerebbe la regione Abruzzo, perché si creerebbero le condizioni per una sinergia con l'università nel caso del Braga. Io auspicherei anche degli altri conservatori, anzi io auspicherei che questa partita possa in qualche modo essere giocata dal sistema universitario e dal sistema dei conservatori. In Abruzzo manca un polo formativo centrato sulle discipline dell'arte, musica e spettacolo, o meglio, sono presenti dei segmenti formativi un po' in tutte e tre le università, così come anche naturalmente la rete dei conservatori. Se mettessimo a sistema questi segmenti formativi e creassimo un polo di alta formazione nelle discipline di arte, musica e spettacolo, potremmo creare anche in questo caso un polo di riferimento. Senta, c'è già un candidato alla sua successione? Che io sappia, no, mi sembra anche prematuro. Visto che mancano meno di 3 mesi alle Sì, in realtà la procedura è abbastanza articolata e complicata, perché gli enti sostenitori che devono procedere alla nomina procederanno alla formulazione di una terna da inviare al Ministro dell'Università, della Pubblica Istruzione e dell'Università della Ricerca, e sarà il Ministro a individuare in totale autonomia e con ampia discrezionalità all'interno della terna il candidato. Quindi il presidente, dal MIUR direttamente? Direttamente dal ministro Giannini, che provvederà a nominare il presidente. Questo per quello che riguarda il Braga. Sull'ARPA non ci sono problemi o pericoli di dimissioni, no? Di scadenza di mandato? Il mandato scade anche naturalmente all'ARPA, dico naturalmente per sottolineare la naturale scadenza, sì. Il 30 giugno 2015. Il progetto Quindi un strategico... presidente di scadenza su tutto, c'è cioè la data di scadenza giusto, su... Ma è giusto che sia così. Però lì il mandato verrà rinnovato. Non abbiamo affrontato con il presidente D'Alfonso questo tema. Hai visto quello che pensa D'Alfonso, insomma, mi sembra di sì. Anche questo mi lusinga non poco, però credo che il problema da affrontare, la questione da affrontare oggi, sia il completamento del progetto di fusione, che ormai è avviato, incardinato, deve essere completato nella parte relativa agli adempimenti burocratici. Il progetto di fusione andrà in approvazione del Consiglio regionale presumibilmente entro i primi 10 giorni di marzo. Ottenuta l'approvazione da parte del Consiglio regionale, si celebrerà la prima assemblea straordinaria per la fusione, per deliberare la fusione tra le 3 società. Gli adempimenti del codice civile prevedono un periodo di 60 giorni per eventuali opposizioni, dopodiché si procederà nella seconda assemblea di approvazione della fusione, e a quel punto esisterà solo la nuova società unica di trasporti. Sì, esatto, sì. E quella poi le 3 società, mi fa piacere dirlo, stanno già lavorando con le proprie strutture, i propri dipendenti, stanno già lavorando per creare di fatto un'unica società. Esauriamo il discorso sulle presidenze. Quella dell'istituto zooprofilattico, ma quella lanciata da D'Alfonso, che non c'è ancora. Non c'è. Ci sarà? Non, diciamo, qualsiasi previsione da parte mia sarebbe del tutto, però insomma potrebbe esserci. No, mi fa piacere invece ragionare anche in questo caso sulle sinergie. I suoi denigratori dicono che è possibile che in Abruzzo, o perlomeno nella provincia di Teramo, non ci sia una personalità
differente da quella di Luciano D'Amico per ricoprire questi ruoli. No, lei credo, cosa risponde? Credo che sia un po' strumentale questa cosa, credo che sia molto strumentale. Per il rettorato non si tratta di una nomina, si tratta di un'elezione. Un'elezione. E devo dire, un'elezione che, avendomi visto come candidato unico, ha rappresentato più che un'investitura personale, io credo di poter dire, l'approvazione di un progetto costruito e condiviso all'interno dell'Ateneo. Per la realizzazione di questo progetto mi sento davvero solo mero strumento, senza rilievo di particolare valore. E in questo mi fa molto piacere svolgere il ruolo strumentale, così come ricordavo, perché questo progetto possa realizzarsi. Per quanto riguarda il Braga, quando mi venne proposta la nomina, l'accettai di buon grado, vista la prossimità del Braga con l'università. La mia nomina al Braga, anche in quel caso, venne firmata dal ministro Profumo, ministro dell'università. E i problemi sono similari. Penso di, al termine del mandato, di avere un rimpianto, avrò un rimpianto certamente, ed è stato non aver realizzato delle integrazioni fra università e Braga nella misura in cui avrei voluto. Anche se le integrazioni ci sono state, ne è un esempio questo programma straordinario di formazione che sta prendendo avvio. Per quanto riguarda l'ARPA, davvero con spirito di servizio, per poter realizzare un progetto che il Presidente D'Alfonso e la Giunta, probabilmente l'intero Consiglio, visto che la legge poi è stata approvata all'unanimità, hanno definito, credo di poter dire, merito loro, e mi fa piacere dirlo, con estrema lungimiranza. Erano scaduti tutti i tempi per creare una società unica regionale di trasporto. Erano scaduti tutti i tempi perché nei trasporti è necessario assumere un livello dimensionale tale da poter generare economie di scala e economie di scopo. Le economie di scala sono del tutto evidenti. Se pensiamo che ancora oggi, io spero per pochi giorni, le tre società, ARPA, GTM e Sangritana, spesso hanno delle corse sulle stesse tratte a distanza di pochi minuti, è davvero antieconomico al massimo. Uno spreco di risorse, che possono essere utilizzate meglio per fornire altri collegamenti ai cittadini abruzzesi. Economie di scala perché la società che risulterà dalla fusione sarà una società che avrà una flotta di circa 1000 autobus e questo consentirà di reinternalizzare le fasi più pregiate del ciclo produttivo. Penso alla manutenzione degli autobus, penso a tutto ciò che ruota intorno al mondo degli autobus. Sarà difficile realizzarlo in una società pubblica perché i vincoli sono tanti, gli attriti, le resistenze sono tante, ma credo che una società di queste dimensioni debba accettare questa scommessa. Ci sono poi economie di scopo, penso solo alle integrazioni gomma-ferro che sarà possibile realizzare avendo a disposizione nelle tre società una società leader nel ferro, Sangritana, una società straordinariamente brava nel gestire l'urbano, GTM, e una società straordinariamente brava nel gestire l'extraurbano, che è l'ARPA. È un'integrazione che probabilmente fosse stata fatta già 10 anni fa, 15 anni fa, avrebbe avuto altre risorse a disposizione, altre risorse finanziarie per realizzare progetti strategici. Ma come ricordo spesso a tutti i miei collaboratori, soprattutto ai miei studenti, ognuno di noi è chiamato a svolgere un determinato incarico, prestare il proprio impegno nelle situazioni date. Le situazioni oggi sono queste, sono situazioni di criticità finanziarie come in tutto ciò che è pubblico, proprio perché la politica di risanamento del bilancio dello Stato impone questo rigore finanziario e noi con questo rigore finanziario dobbiamo misurarci. È molto più difficile, è molto più impegnativo, ma credo che in questo si possa in qualche modo realizzare pienamente anche un'azione politica, dico politica in senso lato, in senso più nobile del termine, come attività di scelte
che certo sarebbe più comodo assumere con risorse finanziarie crescenti, con risorse finanziarie in diminuzione. Il taglio del Fondo Unico dei Trasporti sarà dolorosissimo da assorbire. Abbiamo già un taglio certo di 10 milioni per anno ed è probabile che se ne aggiunga un altro di pari importo. Questo per l'azienda unica si tradurrà in un taglio di circa 8 milioni, forse 16. E un taglio di 8 milioni, forse 16, su un'azienda che pur sviluppa un fatturato di 140 milioni, non è un taglio che può essere affrontato solo con la riduzione di alcuni servizi non essenziali. Senta, abbiamo esaurito la prima parte senza parlare dell'università, alla quale dedicheremo tutta la seconda parte invece. Allora, chiudiamo con una battuta, voglio vedere cosa mi risponde. Allora, lei è stato scelto ed eletto come magnifico direttore dell'Università di Teramo perché ottimo docente, con una storia didattica alle spalle, eccetera, e quindi ci sta. È stato scelto come presidente dell'ARPA perché è uno che sa fare di conto, è stato docente, professore di ragioneria, quindi i conti li sa fare e li si fa tornare. Mi spiega quanto capisce lei di musica per aver fatto il presidente dell'Istituto Braga? Ha suonato il violino, il violoncello, che cosa ha fatto? Mi farebbe molto piacere capirne. No, qui l'assunto base di qualsiasi analisi economico-aziendale. Nella prima lezione del mio corso di economia aziendale, che al primo anno, uno dei concetti che cerco di trasmettere subito ai ragazzi è che per gestire un forno non necessariamente bisogna saper fare il pane. Gestire un forno significa riuscire a rendere conciliabili ricavi con i costi. Saper fare il pane è solo una delle caratteristiche tecniche. Certamente un forno che sa ben fare il pane probabilmente riesce meglio di un forno che non sa farlo a far quadrare costi e ricavi, ma il problema economico è nettamente distinto da quello tecnico. E la stessa cosa mi permetto di dire per l'Istituto Braga. L'Istituto Braga, così come tutti i pareggiati d'Italia, ha una struttura che vede nel direttore della scuola la persona preposta ad elaborare le strategie di sviluppo della parte relativa alla didattica dell'alta formazione musicale, alla specializzazione dei docenti, alle aree di ricerca. Il presidente nei pareggiati ha un'altra funzione, che è solo quella di cercare finanziamenti e di far quadrare i conti. Quindi non è né direttore d'orchestra e né professore di violino o di violoncello. Ci sarebbero dei risultati disastrosi, temo, in questo caso. Con la musica lei non ha nessun rapporto? Assolutamente no. I problemi di cui mi occupo al Braga sarebbero esattamente gli stessi se invece che fare alta formazione musicale producessimo tondini di ferro. È la stessa cosa, però almeno la musica lirica o classica le piace? Ma straordinariamente, anzi mi farebbe molto piacere capirne di più. Sto cercando di tesaurizzare quelle poche cose che riesco ad assorbire dalla frequentazione del Braga. Ecco, la cosa strana poi è che un professore di ragioneria, adesso di economia aziendale, però lei è stato anche un professore di ragioneria. Una volta si chiamava ragioneria generale. Ragioneria 1, per come la ricordo io, che sono stato un suo studente. I conti li doveva far tornare. Devono tornare per forza. Nei limiti del possibile bisognerà farli tornare. Bene, ci fermiamo, poi parleremo dell'università, perché ovviamente questi sono stati e sono 8 giorni di fuoco per l'Università di Teramo, a cavallo di 2 eventi, non dico straordinari, uno sì, l'altro che si ripete ogni anno ma che richiede un impegno particolare. Che in realtà nel caso dell'Università di Teramo non si è ripetuto negli ultimi 6 anni. No, però adesso per chiudere la prima parte, una domanda così ci introduce direttamente al discorso. Adesso dimentichi il foglietto che le ho fatto vedere prima e che poi aprirò. Secondo lei il più grande comunicatore della storia chi è stato? O chi è, se è ancora in vita? Ma credo che i grandi messaggi, verrebbe da dire, ma sarebbe una risposta troppo facile, sono stati grandi fondatori di religioni o di partiti politici. Ma se facessi riferimento a,
al Cristo come profeta piuttosto che a fondatori di movimenti politici. Comunicatore anche Gesù Cristo, quindi. Certamente, ma d'altronde le grandi rivoluzioni ideologiche e culturali si basano anche sulla capacità di Una comunicazione comunicare, che dura e che che poi è continua stata ad esserci, perfezionata sì, nel corso da del 2000 tempo. anni però. Ci fermiamo, linea alla regia. Perché la domanda con la quale è la risposta di Luciano D'Amico con la quale abbiamo chiuso la prima parte, cioè secondo Luciano D'Amico chi è stato il più grande comunicatore della storia? La risposta mi sembra di poterla condividere, Gesù Sì, Cristo perché è... no, forse più che non mi sentirei di dare una singola risposta o pensare ad una sola persona. Mi riaggancio a questo che dicevamo. Credo che i grandi comunicatori siano le istituzioni. E tra queste, ad esempio, la Chiesa Cattolica non può che essere, diciamo, annoverata nel podio, un'istituzione che riesce per 2000 anni a trasmettere un messaggio assai articolato e complesso, sicuramente è un'istituzione che sa comunicare. Perché questa domanda? Perché ovviamente sabato scorso è stata consegnata la laurea honoris causa a Marco Pannella in scienze della comunicazione e queste sono le immagini del momento della consegna della pergamena a Marco Pannella che è apparso, ecco, E del tocco. il tocco messo sul capo di Pannella e di quello che è stato un momento toccante. Adesso Molto faccio un gioco di emozionante. parole e si è emozionato anche Pannella, perché io qui ho un foglietto che adesso tiro fuori dalla tasca, no, perché si sta parlando di comunicatori. Allora, una persona che lei conosce, no, il presidente della regione Luciano D'Alfonso, dopo la sua elezione, in un momento così, quasi di goliardia, ha fatto una classifica dei più grandi comunicatori della storia. Dei primi 5 posti, al primo posto ha messo Giovanni Paolo II, È straordinario, sono assolutamente d'accordo, al sì. secondo posto, forse molti non ci crederanno, però ha messo Benito Mussolini, grande comunicatore, al terzo Silvio Berlusconi, altro comunicatore, al quarto Matteo Renzi, grande comunicatore anche lui, sai chi ha messo al quinto posto? Luciano D'Alfonso si è messo al quinto posto prima di Gandhi, prima di tutti i comunicatori che ci sono stati, Giulio Cesare che è stato un conquistatore ma anche un grande comunicatore, no? Il De Bello Gallico è un'opera che ancora resiste, prima di... lui si è messo al quinto posto. Luciano D'Alfonso è un grande comunicatore, per carità. Un grande Io mi sono comunicatore. permesso di aggiungere un sesto a questa lista e ho messo José Mourinho, che secondo me è un grandissimo comunicatore, oltre che un grande allenatore. Condivide questa classifica? Ma Anche sì, se lei è al primo posto, io... senza dubbio. Io direi avrei inserito anche le istituzioni, però senza dubbio le condivido. Su Giovanni Paolo II ricordiamo tutti il saluto dalla Loggia delle Benedizioni appena eletto. È stato il primo Papa a non limitarsi a dare la benedizione, a cercare una comunicazione immediata e il corrigitemi è rimasto nella storia della comunicazione. Anche di lui, come abbiamo detto motivando la laurea Pannella, si può dire che abbia introdotto, che ha introdotto l'uso del corpo nella comunicazione. Il Papa sofferente degli ultimi anni di pontificato comunicava la visione del corpo di questo Papa, comunicava molto di più del messaggio che aveva difficoltà, del messaggio verbale che aveva difficoltà Lei pensa a trasmettere. a quanto può essere forte la comunicazione di un crocifisso? Non solo la comunicazione di un Anche crocifisso. lì il corpo sofferente, anzi un corpo senza vita, pensi che forza di comunicazione che ha? Sì, ma ecco, la comunicazione dei simboli, dicevo prima, la Chiesa Cattolica come istituzione che sa comunicare, che ha usato i simboli nel modo più intelligente possibile, nel modo più giusto, più azzeccato possibile. Però
Poi sugli altri dell'elenco, ma indubbio che Mussolini sia stato un comunicatore, anzi probabilmente lui ha creato una comunicazione di massa, anche lui si è esposto. I presidenti del Consiglio che hanno operato prima di lui, pensiamo a Giolitti piuttosto che tutti i presidenti della sinistra e della destra storica, da De Pretis piuttosto che a Crispi o ad altri presidenti del Consiglio, probabilmente anche per indisponibilità degli strumenti tecnici, non era possibile all'epoca di Giolitti girare i cinegiornali luce, né era possibile fare adunate oceaniche. Però ecco, sicuramente con Mussolini si crea una cesura nettissima nella comunicazione che un primo ministro rivolge alla nazione, rivolge agli abitanti della nazione. Il fatto di affacciarsi al balcone a tenere quei discorsi è un'idea. Ma anche in quel caso una fisicità prorompente, sì. Nessuno di noi... Un'espressività nel volto particolare, certo. Che molti hanno tentato poi di imitare. Sicuramente, e soprattutto diciamo che ha plasmato alcune generazioni di italiani, anche molto in negativo, e ci è voluto del tempo poi per eliminare... Qui non stiamo giudicando quello che diceva. Ma stiamo giudicando l'efficacia del messaggio. Poi per quanto riguarda Silvio Berlusconi, è indubbio, lo abbiamo visto, siamo appena reduci dal ventennio in cui Berlusconi ha esercitato un'egemonia nella vita politica e lo ha fatto stravolgendo ancora una volta i canoni della comunicazione, stravolgendoli con nuovi strumenti, con un utilizzo spregiudicato di strumenti preesistenti, pensiamo alla televisione, a ciò che è riuscito a fare Berlusconi, probabilmente anche come allievo di Pannella, perché Pannella è stato il primo a rompere con una comunicazione politica che, se solo rivedessimo una tribuna elettorale moderata da Iader Jacobelli, ci renderemmo conto appartenere ad un'era diversa. Pannella sì. È stato dirompente. Quella dove si è imbavagliato, dovremmo avere le immagini che abbiamo utilizzato, che voi ci avete dato in un DVD realizzato dall'Università di Teramo. Realizzato agli studenti. Dall'Università di Teramo, dedicato a Pannella, immagini veramente forti. Ma a me, di grandi comunicatori, per esempio, no? Di gesti plateali, viene in mente Khrushchev che batte con la scarpa all'ONU, no? Mentre parla. Ecco, quello è anche un gesto di uno che aveva capito come si poteva comunicare in una certa maniera. La motivazione della consegna della laurea honoris causa a Pannella mi ha colpito molto, perché voi, come lei ha sottolineato, avete visto in quel silenzio, eccolo qui, guardate, questa è la tribuna politica dove per 25 minuti l'Abbonino, Pannella e altri esponenti del Partito Radicale sono rimasti imbavagliati in silenzio per protestare contro il boicottaggio, loro dicevano, che la TV di Stato faceva nei loro confronti per quella campagna. E visto che non ci fate parlare, noi veniamo e ci imbavagliamo noi. Messaggio, direi, di una sottigliezza e di una intelligenza unica. Per questo voi avete premiato, avete concesso la laurea a Pannella. Non solo per questo, diciamo che fare dei gesti eclatanti è relativamente semplice. Ciò che è complesso e che a Pannella è riuscito benissimo è accompagnare i gesti eclatanti, come restare per 25 minuti in silenzio, con la trasmissione di un messaggio particolarmente complesso ed elaborato. Pannella è riuscito a fare questo, per questo lo abbiamo ritenuto un grande innovatore nella comunicazione. Altrimenti ci sono episodi, se vogliamo, ancora più eclatanti. Non ricordo quale TV commerciale americana aveva ipotizzato di far leggere le previsioni del tempo da giornalisti in topless. Ma lo si può fare, ma lì non abbiamo un messaggio complicato. Li scadiamo nel volgare, secondo me. Ma anche se non volessimo dare un giudizio, diciamo, estetico sulla volgarità dell'operazione, volevo sottolineare come non è il gesto eclatante in sé, ma è la capacità che con quel gesto eclatante si riesce poi a trasmettere un messaggio assai articolato e complesso. E questo, su questo Pannella è stato bravo in questo, è stato bravo con i digiuni. Sciopero della fame e della sete,
il farsi vedere con il corpo dimagrito in un certo modo, certo. Ecco, anche quello è comunicazione. Il video preparato dai nostri studenti si concludeva non a caso con un viso, un volto emaciato di pannella, sembrava quasi una scultura seicentesca, questo viso così davvero devastato dalle rughe e dalla magrezza estrema alla fine di uno dei tanti digiuni di Pannella. E con quei digiuni, con quel volto, quell'espressione, Pannella è riuscito a trasmettere dei messaggi importanti, è riuscito a risvegliare le coscienze. Io dicevo, la laurea per noi è stato un atto in qualche modo dovuto nei confronti di un innovatore. La laurea honoris causa la si può dare per meriti scientifici o per meriti acquisiti sul campo. Nel caso di Pannella, certamente meriti acquisiti sul campo con questa capacità di innovazione. È un atto riparatore questo da parte della città di Teramo e delle istituzioni di Teramo? Nei confronti di un cittadino che è stato anche consigliere comunale, io ricordo in consigli comunali alla fine della Prima Repubblica, accesi ed infuocati, dove lui la faceva da padrone, però una città che gli ha dato poco, oltre ai Natali. Credo che l'atto riparatore sia stata l'affettuosissima accoglienza che Pannella ha ricevuto, perché il conferimento della laurea è un atto che rimane, se vogliamo, circoscritto all'interno dell'università e dell'acquisizione del parere del ministro, il parere favorevole del ministro. E su questo la città ha inciso relativamente poco, e torno a dire, l'atto è, lo definisco, dovuto. Però l'averlo proposto è già... E che, sempre all'interno dell'Ateneo. Sì. L'accoglienza estremamente affettuosa che Pannella ha ricevuto anche in occasione del conferimento della laurea è davvero un gesto, se vogliamo, io non saprei dire se quanto riparatore. Certo, la cerimonia è stata particolarmente emozionante e coinvolgente, e quell'emozione la si può apprezzare e la si può avere, la si può dimostrare solo se c'è davvero un legame affettivo molto forte fra la città e Marco Pannella. Io non gli darei mai, mi permetto di fare una battuta, una laurea honoris causa in giornalismo, perché ovviamente ecco, il dono della sintesi Pannella non lo conosce affatto. No, anzi, anche quello è un modo, se vogliamo, di rafforzare la comunicazione oltre ogni misura accettabile. Credo, mi fa piacere, l'ho sottolineato in tutte le circostanze, che questo conferimento, oltre che dovuto per i meriti acquisiti sul campo, sia stato anche fortemente voluto. La laurea conferita in scienze della comunicazione, quindi innovatore in quanto innovatore nella comunicazione. E tuttavia è un gesto anche fortemente voluto, perché non possono passare in secondo piano le battaglie per i diritti civili che Pannella ha combattuto e che continua a combattere. Non è un caso che persino nella lezione magistrale che è stata tenuta da Pannella in occasione del conferimento della laurea, io direi un buon 90% del tempo e delle argomentazioni sono state spese per sostenere questa ulteriore battaglia. Dove lui è andato a braccio, non ha scritto niente, non si è preparato niente. A 85 anni ad andare a braccio e parlare per... gli erano stati dati 20 minuti. Ma credo che ne abbia presi almeno 45. Erano 50. Quindi. Sì, sì. Ma a mia memoria non credo di aver mai visto Pannella leggere. Sì, sarebbe questo... un oratore nato, Pannella, certamente un oratore nato. Allora, questo è quello che è accaduto sabato scorso, no? In certo. Questa cornice dove la città ha abbracciato un suo figlio... Sì, mi permetto di dire, illustre. Poi la città lo ha abbracciato e soprattutto sono stati riconosciuti i meriti di Pannella da tre prospettive diverse. Abbiamo avuto un intervento di Franco Benigno, il nostro ordinario di storia moderna, che lo ha inquadrato, diciamo, le attività. Ne ha tracciato un profilo bellissimo. Un profilo straordinario. Altrettanto straordinaria la ricostruzione sulla comunicazione politica e l'importanza della comunicazione nella politica, l'intervento di Luciano D'Alfonso, davvero straordinario, di una chiarezza. L'altro che parla a braccio, Ma io direi... Questo è stato notato da tutti, un intervento veramente di altissimo profilo
fatto senza legge. Fra le tante, le tantissime doti del nostro presidente D'Alfonso, certamente va riconosciuta una capacità oratoria straordinaria. Infatti si è messo al quinto posto. Straordinaria. Ma se lo dice da solo. Probabilmente avrebbe titolo anche per salire ulteriormente nella graduatoria dello stesso compilato. E poi anche l'intervento di Gianni Letta, che ne ha riconosciuto, che ha ricostruito le battaglie politiche combattute da Pannella, anche in quel caso davvero con una straordinaria completezza e chiarezza. Vogliamo fare un po' di polemica? Ma come no? Facciamo un po' di polemica. Allora, erano presenti alte autorità, Gianni Letta, l'ha ricordato lei, Franco Marini, certamente, ex presidente del Senato. Poi c'era il sindaco di Teramo, il presidente della regione, il presidente della provincia, diversi parlamentari, io ne ho visti due. Tommaso Ginoble e Paola Pino. Avevamo anche altri parlamentari non del collegio abruzzese. Sì. I consiglieri regionali? Ma dunque, devo dire che questo probabilmente dipende più da... Gli assessori regionali? No, non credo che sia un disinteresse, probabilmente dipende più da una nostra organizzazione. Al conferimento della laurea a Pannella abbiamo voluto dare una dimensione comunale, se vogliamo, comunal provinciale, teramana per intenderci, e nazionale. Teramana perché le origini di Pannella sono teramane. Nazionale, dovrei dire internazionale, perché Pannella poi ha operato in uno contesto e in uno scenario nazionale. Io so che i parlamentari li avete invitati tutti. Certo, ma non fosse altro perché colleghi o ex colleghi di Pannella. Diversa è il contesto in cui invece introduco l'argomento, il prossimo appuntamento che attende l'Ateneo sabato prossimo. Introduciamolo fra tre giorni, quindi. Fra tre giorni abbiamo l'inaugurazione dell'anno accademico. In quel caso abbiamo invitato tutti i consiglieri regionali, tutti gli assessori regionali, ma abbiamo invitato, le dirò di più, abbiamo invitato tutti i sindaci della Regione Abruzzo e tutti i presidenti di provincia della Regione Abruzzo, i quattro presidenti di provincia, e così di seguito per quanto riguarda i rappresentanti delle altre istituzioni. Nel caso di Pannella, ripeto, la dimensione voleva essere teramana per le origini e nazionale per l'opera svolta da Pannella. Ma i consiglieri regionali teramani dov'erano? Ma credo, davvero, penso che sia più una nostra mancanza nell'aver sollecitato la partecipazione. Li avete invitati? Non ci metterei la mano sul fuoco, perché abbiamo deciso di scindere le due dimensioni. E i parlamentari teramani li avete invitati? I parlamentari abbiamo invitato tutti. C'era uno. Auspichiamo, speriamo che possano intervenire. Devo dire che poi ha accompagnato Franco Marini. Sì, devo dire che gli altri parlamentari teramani, mi riferisco sia all'onorevole Ginoble sia all'onorevole Tancredi, sono stati quella mattina in Parlamento, in una mattina di votazioni. Ginoble c'era però. Sì, certo. Ed era una mattina in cui, come credo sia uso alla Camera, in assenza delle opposizioni, i parlamentari di maggioranza devono garantire il numero minimo, il numero legale, perché altrimenti la seduta salta. E da quello che mi è sembrato di capire, almeno ho sentito l'onorevole Sottanelli la sera prima, che mi spiegava questo impedimento tecnico, essendo stato in qualche modo, lo dico in modo improprio, precettato dal proprio partito per assicurare il numero. Speriamo che sabato ci siano tutti. Mi hanno assicurato la loro l'apertura presenza dell'anno accademico, alla presenza anche del vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, Giovanni Legnini, che insomma apre l'anno accademico di una università dove c'è la facoltà di giurisprudenza. Non solo, al vicepresidente Legnini conferiremo la neoistituita onorificenza dell'Ateneo, sarà il primo ad essere iscritto nell'Albo d'Oro, naturalmente per i meriti che ha conquistato sul campo, non ultima la vicepresidenza del Consiglio Superiore della Magistratura. Ma ne approfitto, chiedo scusa, per ricordare che così come abbiamo fatto sabato scorso per il conferimento della laurea a Pannella, noi trasmetteremo in diretta, grazie anche al supporto dell'università e dell'ufficio stampa dell'università, trasmetteremo in diretta tutta la cerimonia. E ringraziamo davvero, ringrazio davvero
Ringrazio davvero TV6 perché ci fa immensamente piacere poter condividere attraverso la trasmissione in diretta. Insomma. Grazie, grazie. Ecco, dicevo, siamo felici di poter conferire a Legnini l'onorificenza dell'Ateneo perché, oltre ai suoi meriti, Legnini si è laureato in giurisprudenza a Teramo e quindi avere un laureato al vertice della magistratura, dell'organo di autogoverno della magistratura, un laureato di Teramo, non può che riempirci di orgoglio, naturalmente lo dico in subordine rispetto ai meriti che Legnini ha davvero acquisito con una carriera esemplare, fra cui la vicepresidenza, una delle tappe più importanti, la vicepresidenza del CSM. E sarà una inaugurazione particolare, non solo perché a Teramo si era un po' persa negli ultimi anni la celebrazione dell'inaugurazione dell'anno accademico, ma anche perché abbiamo uno straordinario gioco di coincidenze. Quest'anno ricorre il 60° anniversario dall'istituzione dei primi corsi liberi di diritto a Teramo nel 55. Il 50° anniversario dal riconoscimento, Presidente Saragat, Presidente della Repubblica, della Libera Università Gabriele D'Annunzio con la Facoltà di Giurisprudenza a Teramo, e il 21° in realtà, anniversario dell'autonomia dell'Università di Teramo. Quindi abbiamo queste ricorrenze, 60 anni dei primi corsi, 50 anni dalla Libera Università, 20 anni dall'autonomia e naturalmente l'inaugurazione dell'anno accademico. Perché l'autonomia c'è stata nel 94. Il primo novembre del 93. 93. Avremmo dovuto celebrarla a rigore lo scorso anno, ma naturalmente è una ricorrenza a cui non attribuiamo una scadenza di tipo fiscale, è una ricorrenza ideale e ci fa piacere poter presentare in occasione dell'inaugurazione dell'anno accademico una sorta di bilancio di questi 60 anni di attività. 60 anni di attività scanditi, come ho appena ricordato, e per questo abbiamo rivolto, questa volta sì, l'invito ai rappresentanti delle istituzioni di tutta la regione, perché crediamo che in una simile ricorrenza e perché crediamo che l'Università di Teramo voglia avere un rilievo non solo provinciale. Autonomia dall'annunzio, quella, chiedo scusa se la interrompo. Primo novembre del 93. Sì, che fu causa di grandi polemiche, di grandi discussioni, grandi dibattiti, qualcuno disse un'università che chiuderà subito perché dove vogliono andare da soli. Io ricordavo che ai miei tempi si facevano gli esami di economia e commercio, qualche esame poteva essere sostenuto a Teramo, sociologia io ho fatto a Teramo, quindi c'era questa forma di collaborazione. E invece, con il professor Profeta, sociologia, sì. E invece poi c'è stata questa autonomia che però ha portato ad una crescita dell'Università di Teramo e a ricoprire un suo ruolo adesso importante nel, sì, direi certamente nel contesto, sì, accademico italiano. In quel momento storico era assolutamente utile andare in autonomia. L'Ateneo è cresciuto riuscendo ad assicurare un maggior collegamento fra le proprie strutture e il centro decisionale. E l'Ateneo è cresciuto molto. Oggi il momento attuale è molto diverso, molto molto diverso. Non credo che questo debba condurre semplicisticamente a rinunciare all'autonomia. Credo che siano invece maturi i tempi per sviluppare e potenziare le sinergie con gli altri Atenei. Lo scenario di riferimento degli Atenei è cambiato moltissimo negli ultimi 10-15 anni e oggi lo scenario per la ricerca non può che essere internazionale. Lo era anche 20 anni fa, ma lo si avvertiva con meno urgenza, con meno importanza di quanto non si sia riusciti a darla adesso. Dobbiamo misurarci su uno scenario internazionale. Per fare questo abbiamo bisogno, anche in questo caso, di raggiungere delle dimensioni minime, che non sono le dimensioni che si ottengono sommando aritmeticamente il numero dei docenti dei 3 Atenei abruzzesi, ma sono le dimensioni che giustificano una piena efficienza dei gruppi di ricerca. E allora cosa dobbiamo fare per avere gruppi di ricerca di una quantità, oltre che di una qualità, di docenti e ricercatori tali da assicurare
possibilità di competere nell'acquisizione dei finanziamenti in un contesto internazionale. Dobbiamo necessariamente specializzarci. La specializzazione può avvenire in tanti modi. Teramo ha sempre creduto in una specializzazione per aree vocazionali. Noi non abbiamo nessun corso di laurea, con una minima parziale eccezione, ma a cui saremo pronti a rinunciare immediatamente, su cui anzi c'è un progetto della rettrice Inveradi che sposiamo in pieno, che è quella del corso triennale di economia. Noi non abbiamo nessuna sovrapposizione nelle aree, nei profili formativi. Non ci sono doppioni. Siamo cosa pronti. Che invece ci sono in altre università abruzzesi, no? Viene in mente la facoltà di economia, che è presente Pescara, sia a Pescara che all'Aquila, o la facoltà di medicina. Di medicina presente all'Aquila e a Pescara. E a come possiamo gestire questi doppioni? In primo luogo evitando di crearne ulteriori. Da 10 anni il rettore di Ilio sa di questa mia dolorosa lamentela. Negli ultimi 10 anni abbiamo dovuto continuamente argomentare contro un'apertura del corso di giurisprudenza a Pescara. Di recente c'è stata una proposta della D'Annunzio dell'apertura di un corso sulle amministrazioni pubbliche di nuovo a Pescara. Noi riteniamo che la competitività tra gli atenei non significhi la concorrenza tra venditori di cappelli di paglia. Nessuno di noi è chiamato a realizzare il cappello di paglia al prezzo più basso. La competitività significa raccordarsi per creare una specializzazione per aree vocazionali di ricerca. E naturalmente, poiché stiamo discutendo di una formazione universitaria, a queste aree di ricerca debbono essere agganciati percorsi formativi. Ciò che era possibile fare 20 anni fa in termini di dimensione dei gruppi di ricerca oggi non è più possibile fare. E quindi dobbiamo ridefinire le aree vocazionali. Su questo la rettrice Inverardi, che peraltro presiede il comitato di coordinamento regionale delle università, ha proposto un percorso stringente e soprattutto ottimamente articolato. Quindi, ridefinire le aree vocazionali, definiamole per brevità esclusive. Posso fare l'esempio di giurisprudenza per Teramo, farei l'esempio di ingegneria per l'Aquila. Definire le aree che sono in prossimità o anche in parziale sovrapposizione e lì insieme creare delle strutture comuni, anche interateneo, che possano presidiare quelle aree. Questo non per arrivare ad un'unica università regionale che possa vantare, come vanterebbe, anche dei numeri assolutamente significativi, 60.000 iscritti, un corpo accademico di prim'ordine e così via, ma per poter arrivare ad un sistema che sia in grado di competere sia in ambito nazionale sia ancora di più in ambito internazionale. Siamo arrivati alla fine, io devo interrompere, mi dispiace perché qui apriremo un altro scenario del quale torneremo a parlare, magari invitando anche il rettore dell'Università D'Annunzio. Sarebbe un piacere, sarebbe un piacere. Faremo questo confronto magari anche con la Inverardi, perché no? Ma sarebbe molto bello. Voglio chiudere, però mi deve dare un aggettivo che definisca le università telematiche. Questa è una domanda. Le università telematiche, ecco l'aggettivo, anzi diciamo un sostantivo, delle grandi potenzialità ancora inespresse. Beh, grazie a Luciano D'Amico, magnifico rettore dell'Università di Teramo, e in bocca al lupo per sabato per questa inaugurazione dell'anno accademico. Grazie, grazie, aspettiamo tutti sabato con molto piacere. Grazie a voi che ci avete scelto e seguito anche questa sera. Buonanotte.